Naturalmente seguiamo anche le partite d'Europa League, vantaggio della Roma 1-0, gol di Perrotta, sempre 0-0 invece la Lazio in Macedonia. Andrea Eusebio, parlavamo prima dello sciopero che sì. dovrebbe esserci in Italia, mentre è stato revocato quello in Spagna. Ci sono delle affinità tra lo sciopero che ormai è questione di ore, sarà ufficializzato tra poco, anche se il nostro Cristian Recalcati è convinto che la Serie A giocherà la sua prima giornata. Anche in Spagna la prima giornata è slittata per lo sciopero dei calciatori, per due motivazioni un po' diverse, quelle spagnole. Questo hanno preso la EFA, che sarebbe la Lega spagnola, e tutti i calciatori di prima e seconda divisione hanno preso la decisione responsabile di convocare uno sciopero per le prime due giornate del campionato. Poi sappiamo che nelle ultime ore invece la seconda giornata si giocherà, quindi hanno trovato l'accordo, sciopero revocato, ma anche in Spagna la prima giornata è slittata per motivi diversi, poi potremmo anche andare magari nel corso della trasmissione più a fondo. Sara, da casa cosa dicono? Da casa ci scrivono: carissimi giornalisti, perché non fate una class action contro i giocatori per mancato guadagno? Senza loro cosa scrivete? Senza di voi loro sono nulla. E poi ancora, se non si gioca è meglio, il mercato è ancora aperto e si eviterebbero maneggi strani. Alla fine conviene a tutti, tranne a Cellino che voleva un Milan a pezzi. Luca. Comunque secondo me dopo che Luca è milanista, no, ma dopo che non l'hanno fatta per i poveri risparmiatori della Parma, quando è che l'avevano richiesta questa class action, vuoi che la facciano per il calcio? Beh, ma dai, sarebbe veramente... Voleva fare anche Bersani. Sì, un altro buono. Allora, poi non riesco a capire. Evitiamo la prima giornata perché ci sarebbero intoppi strani, visto che il calcio mercato è aperto. Cioè, chi, l'ha detto? Chi l'ha detto? Inter Lecce, magari vinciamo 1-0 perché vogliamo Bodo. Cristian, siamo il paese dei sospetti, quindi ci sta. Ci sta, è stato così, no? Basta che trova... Noi non siamo abituati a telefonare. Se te vuoi dire qualcosa, con di fianco il tuo amico Pietro, siete voi gli esperti. Ma a prescindere da questo, fanno una prova. Non devi dire... una prova, noi non telefoniamo. Così, è vero. Devi darmi ragione subito. No, sto dicendo un'altra cosa. No, volevo dire che i sospetti, ho detto che in Italia tre indizi fanno una prova, da noi le prove ci sono... Io volevo dire una cosa diversa, che è vero che la tempistica del calciomercato è discutibilissima, nel senso che il mercato è sempre aperto. Cioè adesso noi vediamo, le squadre vanno in ritiro al 10 di luglio, no? Portano un determinato numero di giocatori, portano delle giovani promesse, portano dei giocatori scontenti che poi andranno via. Vanno in ritiro tre settimane, due settimane, spendendo l'ira di Dio, curano gli schemi, si organizzano, lavorano, poi tornano in città e 4-5 di questi personaggi vengono venduti, altri 4-5 arrivano e non hanno la preparazione. Cioè, allora io dico, che senso andare in ritiro al 10 di luglio con della gente che poi non sarà neanche confermata? Mesana, te lo ricordi quando si andava al 10 di luglio, all'8 di luglio? Quando le rose sono al 9 di luglio, all'11 di luglio si andava in ritiro già con la squadra consolidata, le rose fatte. C'era una settimana solo in pieno inverno, se non sbaglio a dicembre, a gennaio, non mi ricordo. Sì, per il mercato di riparazione, una settimana e basta. Questo aveva senso. E quando tu andavi in ritiro dovevi avere i tuoi effettivi, prendere o lasciare. Se uno non riuscivi a prenderlo perché ti era sfumata la trattativa e tu eri già partito col tuo pulmino per andare ma a Pinzolo, arrivederci, buonasera, rimaneva a casa. Io L'Inter mi ricordo porta e to, l'ultimo giorno ritiro, l'Inter prese Carlini, poi e to diventa l'uomo mercato, se ne va. Cioè, ma che senso ha? Ho fatto il caso dell'Inter perché l'Inter è quella che dopo è ne più indietro in questo senso. Vai Mazzara. Oltre a tutto questo discorso di giocatori, chi ci rimette, come dicevano a casa prima, sono i tifosi. Ha ragione a bufarirsi. Cioè, poi si lamentano, dicono gli stadi in Italia sono vuoti, ma c'è gente che magari, io ti parlo magari di Cagliari-Milan, gente che magari ha preso il biglietto dell'aereo o ha prenotato la nave, il biglietto dello stadio, quelli sono soldi che perdono. Sono soldi saltati perché è vero che magari il biglietto te lo fanno tenere valido per quando recuperano, ma i soldi dell'aereo o della nave non te li rimborsano. Ma anche chi si abbonda le pay TV. Per chi si chiede le istituzioni come si stanno muovendo, oltre alla FIGC con il presidente Giancarlo Abete, che quest'oggi ha proposto una mediazione con l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro proprio per ovviare a questo problema del contributo di solidarietà. Soluzione che non è piaciuta né ai calciatori né alle società. Anche il CONI si è espresso ufficialmente con il presidente Gianni Petrucci, appunto sulla stessa lunghezza del nostro Pietro Mazzara, perché dice: il CONI è fortemente preoccupato per il disagio e lo sconcerto che il rinvio della prima giornata di campionato creerà nell'opinione pubblica, negli sportivi e nei fruitori del fenomeno calcio, troppo spesso accantonati e dimenticati da chi invece dovrebbe dimostrare nei loro confronti rispetto e considerazione. Dichiarazione ipocrita. Questa sembra sempre le frasi dichiarazione ipocrita. Un poliziotto, un carabinieri
carabiniere purtroppo ci lasciano, hanno sempre quelle frasi, ah, i nostri figli più cari di qui, poi li lasciano a piedi. Massimo, io ho detto dichiarazioni ipocrite. Queste uguali. Cioè, che non serve a nulla, caro Petrucci, non serve a nulla. Non ci pigliamo le responsabilità. Noi siamo Ponzio Pilato, tu guarda le autostrade. Il governo dice 150 all'ora sulle autostrade con determinate situazioni. Poi dice, però deve essere l'autostrada a decidere. Figurati, l'autostrada dice, se poi mi succede un incidente, dico, hai visto? Vabbè, ritorniamo, ritorniamo sul pezzo. No, ma sul pezzo, però il Coni è troppo debole. Stefano, io riesco a dire una cosa. Se questa maledetta firma non ci sarà e quindi salterà la prima giornata, e poi non continuerà a non esserci, salterà anche la seconda, la terza, la quarta, la quinta, per un anno sesta, la settima, oppure saltano la prima per sport e poi giocano la seconda, senza firma. No, ma anche perché se il problema è il contributo di solidarietà, sono cifre importanti che ballano, quindi non è che uno, esattamente. È uno che può che decide oggi al domani se pagargli gli 800.000 euro di Ibrahimovic. E quindi dico, la seconda si gioca, la terza si gioca, la quarta si gioca, la quinta si gioca, non è che saltiamo la prima e poi diciamo ok, andiamo già il 21 gennaio, si gioca e non se ne parla più. No, abbiamo altri 15-20 giorni, quelli che saranno, per mettersi alla pari o per trovare una soluzione, quello che è, ma non è detto che si giochi la seconda giornata a questo punto. Io sono ancora convinto sulla prima, però non è ancora detto che... Lazio in vantaggio intanto con Rocchi, Lazio che ha già incassato con il numero 99 con la maglia della Lazio. La qualificazione dopo il 6-0 dell'andato. Dicevi, Pietro, Ibrahimovic quanto dovrebbe pagare? 800.000. Il 10% del suo ingaggio. Quanto prende? Meno male che se n'è andato a pagare gli 800. Meno male che se n'è andato e tu. Se gli mancano i soldi per voglio dire. Meno male che se n'è andato e tu. L'ho detto che Giacomini ci ha pagato la carriera perché disse che nello spogliatoio in una vigilia di Natale per una fetta di panettone si picchiarono. A chi l'aveva detto, ti ricordi? Giacomini. A Mosca, una famosa intervista. Cosa vuoi dire? E tu dici per possono spendere? Ma dai, ma per piacere. Devono spendere. Sì. Beh, qui stiamo seppellendo il calcio comunque, perché la gente di fronte a questi atteggiamenti in un momento molto anche economico come siamo adesso è veramente anche per i tifosi, ma come certo detto prima, è vero per il discorso delle trasferte, per i soldi, ma anche in questo momento economico dove tutti stiamo cercando di tirare la cinghia, la gente ci rimane male, è allibita su questa cosa qua. Poi ha torto ragione essere allibite, perché bisogna stare anche un po' attenti. Attenzione. Però è un po' brutto a livello di immagine quello che si trasmette di però fuori. La gente è continuamente sotto pressione. Quagliarelli è infortunato. Beh, ma ha comprato Maserati da 110.000 euro. Ronaldinho guadagna 50 euro al minuto. Cioè, è tutto un insieme di cose. Sì, però non si dà non dovrebbero neanche dirle. Paghi, chiuso, ma è questo. Non si dà mai una volta i ricchi c'erano sempre, ci sono sempre stati. Però perlomeno avevano la dignità. Stavano nel loro brodo, punto e chiuso. E se il signore Ricco sentiamo anche Antonio Vitello. Il modello è questo. Sì, non si dà mai un segnale forte anche all'esterno, perché è sempre la solita classica cosa all'italiana, si aspetta l'ultimo minuto per risolvere i problemi. E siamo arrivati al 25 d'agosto che non si trova ancora una soluzione, quindi anche all'esterno, al pubblico, ai tifosi che ci seguono. In pratica si sa che comunque in Italia le cose vanno così e ci rassegniamo in un certo qual modo. Anche in Spagna è successo, però già hanno trovato un accordo, alla seconda giornata si gioca. Sono d'accordo con Christian, secondo me, perché comunque alla fine, bene o male, si giocherà. Perché ci sono introiti troppo alti, troppi interessi alti in ballo e quindi di conseguenza si giocherà. Però è proprio il segnale che si dà all'intera nazione, che in pratica non si riesce a trovare una soluzione in 3 mesi di tempo che hanno avuto, cioè tutta l'estate in pratica. E questo secondo me è il vero problema, perché se voi riflettete un po' dall'alto, cioè sembra che l'Italia calcistica sta andando a rotoli, non si riesce a trovare una soluzione per il contratto di solidarietà, per la tassa di solidarietà, per il contratto contributo collettivo e di conseguenza... Gli stadi, vivai... L'altra sera al Trofeo Berlusconi, se c'è... Entro in tribuna stampa, prima cosa che uno fa, guarda un attimino intorno. Sono al buffet, no? Sì, è andato al buffet. Sì, c'è anche lui. La prima roba è andata al buffet. Ditelo a casa, la prima roba si va al buffet. Perché tu non c'eri?
Quando sei aspettate, ma voi andate al buffet quello in sala stampa? Sì perché vado direttamente in esecutivo. Io guardo da osservatore e quindi per me quello del lasagne e 10 spanne sopra quello dell'Inter. No, sicuramente sì, sicuramente sì. Tornando un attimo, camminavi sulle acque? Quando sei andato in tribuna stampa camminavi sulle acque? Erano in due. Non poteva camminare sulle acque, sai perché? Perché sennò c'è un precedente. È stata sospesa una partita per impraticabilità degli scalini. Fiorentina-Milan è stata sospesa per impraticabilità degli scalini a Firenze. Meno 11 il giorno dopo c'erano la stessa impraticabilità degli scalini a Inter-Lazio. Io ero sul meno impraticabili, 1-0 per l'Inter, si va a vincere. Però è un precedente, l'impraticabilità degli scalini non l'ho mai sentita. A Milanello un refolo è uno tsunami, questa è la definizione, un refolo a Milanello è uno tsunami. No, Cristian, non semplificare. Comunque volevo rispondere a cosa che ha detto Viviana, ha detto una cosa giusta. Adesso hanno preso la scusa della solidarietà per aggrapparsi e far passare il calciatore. Io non li amo, attenzione, perché sono... Non li voglio male, ma non è che sia che straveda per il comportamento dei calciatori. Però mi dà fastidio quando si estrapola una situazione a loro favore e a sfavore per l'opinione pubblica dei calciatori, perché è facile dire con i soldi che guadagni, però no. Quando tutto l'insieme doveva essere già, come dice lui, definito da quanto? Concludiamo con Sara, leggiamo un messaggio prima di andare in pubblicità. Questo è brutto. Carlo ci scrive: la colpa è dei presidenti che acquistano sempre i giocatori senza vendere, allargando il numero di giocatori presenti all'interno della rosa e facendo contratti troppo lunghi. Ma non si possono mettere all'angolo giocatori solo perché vengono ritenuti inutili, perché c'è un contratto che deve essere rispettato. Scusa, facciamo le squadre B a sto punto. Con tante squadre che falliscono in Lega Pro, facciamo le squadre B, questi giocano, le società sono inattaccabili perché questi si allenano. Mandi uno della squadra B, ti dice ti accusa di mobbing subito. Scusa. Come minimo. Scusami Massimo, questa dichiarazione di quando è? Sì, è delle 20:45, quindi di poco fa. Leggiamola. Damiano Tommasi, sempre il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, dichiara: siamo ottimisti, la firma può arrivare domani o stasera allo sciopero. C'è ancora la possibilità che qualcuno si ravveda e si possa firmare l'accordo o che si possa trovare l'intesa. Quindi Tommasi in serata sta aprendo la possibilità che la Serie A possa partire regolarmente. Ma no. Importantissima che naturalmente seguiremo nel corso della nostra trasmissione, andremo avanti fino alle 23, chissà, magari la notizia. Non dimenticate che si giocherà. Volevo rispondere. Dobbiamo andare in pubblicità, la puoi dire dopo? Basta. Pubblicità. Mi fermo. Niente. Dopo te lo...